E oggi invece in questo ospedale si muore. In gioco c'è la vita delle persone, c'è la salvaguardia della salute, rispetto alla quale il fatto che non ci sono medici, che non ci sono risorse, che è tutto difficile e complicato non solo a Sant'Agata, ma in Sicilia, ma in Italia, comunque non può che inchinarsi, no? E l'ASP di Messina, il dottore Puccini, la Commissione Sanità, rispetto al bisogno enorme di sopravvivenza di 120.000 utenti. Oggi questo incontro sull'ospedale di Sant'Agata di Mitello è un incontro voluto direttamente dalla minoranza? Voluto dalla minoranza, forse tardivo, poteva essere fissato prima, comunque è stato penso un incontro molto importante dove si sono toccati temi strategici, dove è stato dato un segnale forte anche di unitarietà e di richieste al direttore generale che sappiamo bene non ha la bacchetta magica, ma che tutti abbiamo salutato con piacere come persona che sembra veramente competente ed equilibrata. Avrà 4 anni per programmare, nell'immediatezza ci sono cose che si possono e si debbono fare, nel medio e nel lungo periodo altre. E noi contiamo, l'abbiamo detto, che da oggi si inverta la rotta. Il 23 aprile sarà a Sant'Agata costituito un osservatorio permanente sul problema dell'ospedale. Noi vigileremo, ognuno dovrà dare il suo e fare la propria parte. Anche l'intervento di chiusura del sindaco è stato propositivo, solo che siamo abituati ormai da troppo tempo alle sue promesse vane. Speriamo che stavolta veramente si riesca ad andare nella stessa direzione. È emerso che l'ospedale di Sant'Agata di Mitello ha un ruolo molto importante per questo territorio, un bacino di 100-120.000 utenti. Quindi è una priorità, è stato in modo forte dato questo messaggio, siamo convinti che il direttore generale lo recepirà. Il fatto di avere un direttore generale del territorio può significare qualcosa in più? Assolutamente sì, e poi comunque si vede che è una persona che sa ascoltare, ha competenza, è un sindaco, ha una esperienza importante di direttore del dipartimento. Se gli stiamo vicini, se ognuno farà la propria parte, io penso che a questo punto quell'inversione di rotta che stasera abbiamo chiesto con forza ci potrà essere.